Sì, come dicevo, l'Accademia per Arti di Lecce è un istituto di alta formazione terziaria, quindi di livello universitario. La necessità è quella di relazionarsi con tutti gli altri istituti, con tutte le altre realtà, non solo tecniche ma anche linguistiche e artistiche. Sì, questa è la prima edizione, quindi come tutte le prime edizioni non possiamo che augurarci una continuazione. Ci diamo appuntamento già da quest'anno per l'anno prossimo. Che ci sono tanti giovani di 15 anni che non sono capaci di capire quello che leggono è molto grave, quindi io penso che in tutti i paesi, senza escludere gli altri paesi, una grande riforma dell'educazione nazionale, perché è di questo che abbiamo bisogno, perché siamo arrivati a dei livelli di ignoranza che sono inaccettabili e anche molto pericolosi. E penso che l'unica cosa che ci potrà salvare di questo stato catastrofico del mondo è solo la cultura. Parte dall'unire le province, la letteratura radicata nelle province, il confine con questo grande mondo. Come ho detto anche prima, io sono nata in provincia e tutta la mia adolescenza è passata sognando il grande mondo, esserci lì dove accadono le cose. È l'unico modo che me l'ha permesso esserci, anche se non fisicamente, in qualche modo è stata la letteratura, l'arte in per sé. E poi abbiamo trovato questa grande accoglienza sia dall'Accademia ma anche dal tutto il gruppo di lavoro, e il progetto comunque è partito bene e speriamo che continui, che questa è soltanto la prima edizione e che diventi un luogo fisso, un appuntamento fisso ogni anno, non soltanto per anche lo scenario si presta, no? Tutta questa la bellezza, il barocco, tutto ciò che ci circonda in questa bellissima città d'arte, ma anche per i ragazzi, per gli studenti e soprattutto per il pubblico cittadino, che avrà l'occasione di incontrare quegli scrittori che leggono, che comprano in libreria per la prima volta, magari li vedono anche da vicino, no? In questo confronto, in questo scambio, no? Tra pubblico e scrittore. È una profonda ricerca rispetto al messaggio di comunicazione che vogliamo dare. Sulla mostra insomma, è stato già detto tutto, salutiamo, ringraziamo tutti e in particolare...